Venerdì 28 febbraio e sono le 7. Buongiorno, benvenuti ad Omnibus News. In Italia sono 17 i morti, oltre 650 i contagiati da coronavirus, anche se c'è Polemica perché sono diversi i numeri dati dalla Protezione Civile, appunto 650, e i malati riconosciuti dall'Istituto Superiore di Sanità, eh, cioè quelli che hanno un coronavirus conclamato. Eh, le guarigioni però, e questa è la buona notizia, sono in aumento, sono diventate 45. Non solo, ma la prossima settimana dovrebbero riaprire le scuole in Lombardia e Veneto. Insomma, tentativi eh, di ripresa da parte dell'Italia una settimana esatta eh, dalle prime. Notizie sui contagi. La situazione che preoccupa, oltre a quella sanitaria, è quella sui mercati borsistici. Eh, sì, perché ehm, c'è stata una vera giornata nera a partire da Milano, che ieri ha perso il 2,66% è andata. Anche peggio sulle altre borse europee. Per non dire di Wall Street un vero tonfo, meno 4,42%. E questa mattina tutti i mercati asiatici eh, sono in perdita eh, fra i 3 e i 4 punti percentuali. E poi ci sono i numeri del contagio internazionale. Ormai siamo arrivati a 83.000. Persone che hanno il coronavirus in qualche forma e circa 2.800 morti. Continuano a scendere i numeri della Cina, che è stato il primo focolaio dell'epidemia, e mentre ci sono nuovi numeri e nuovi malati in diversi paesi europei, c'è la notizia di un contagiato anche in Africa subsahariana e in Nigeria. Per la verità, è un italiano che rientrava in quel paese da Milano eh, proprio in questi giorni. E poi ci sono le altre notizie. Torna a preoccupare la situazione in Siria, sì, perché è battaglia intorno a Idlib fra siriani e turchi. Ci sono almeno una trentina di militari di Ankara che sarebbero stati uccisi per un raid aereo eh, delle forze eh, di Assad. E hanno reagito i soldati di Erdogan e ora è in corso una vera e propria battaglia. Ma veniamo alle prime pagine dei quotidiani. Ecco il Corriere della Sera. Virus, crescono anche i guariti, questa è la buona notizia. E poi Milano riapre il Duomo. Appello di imprese e sindacati. Un piano per ripartire. Questa foto al centro della prima. Mostra ieri a Napoli il nostro Presidente del Consiglio Conte e il Presidente francese Macron per il vertice eh, Roma-Parigi un asse fra i due Paesi, no a frontiere chiuse. Eh, L'epidemia inizia a preoccupare anche gli altri Paesi europei. E fa il punto di questi sette giorni la Repubblica, una settimana che ci ha cambiato, città vuote, turisti azzerati, aziende in crisi. La grande paura, ci ricorda Repubblica, è iniziata proprio venerdì scorso. Eccoci alla stampa, virus, scoppia la guerra fra scienziati. È quel confronto sui numeri ai quali vi facevo cenno prima: eh, i malati registrati dalla Protezione Civile che raccoglie i dati dalle Regioni e quelli ufficiali per l'Istituto Superiore di Sanità. Venezia ritrova la magia del silenzio: poche persone eh, per le calli in circolazione nel capoluogo Veneto, più guariti. Virus mutato in Italia dice. Il messaggero, il calcio va avanti con la mascherina e ancora, ecco il sole 24 ore. Il virus spaventa le borse ed è la notizia, diciamo, di questa mattina, con la brutta giornata a Wall Street e oggi su, sulle piazze asiatiche. Lo spread è in risalita a quota 163 punti. C'è voglia di ripartire, eh, registra invece il quotidiano Cattolico Avvenire che ci segnala un'altra notizia. Eccola, eh, ne avevamo parlato molto nei giorni scorsi. Piove poco, l'Italia secco. E il Po è nelle stesse condizioni che ha quando c'è l'estate. Morti di coronavirus in Italia zero. E allora questa è una notizia che è un po' un paradosso. Ma l'infettivologo. Eh, Matteo Bassetti dice eh, che non sono morti per il coronavirus, ma si tratta di persone, le 17 vittime italiane o la maggior parte di queste, di persone che avevano altre patologie e che avevano anche il coronavirus. Quindi la morte di queste persone non è da attribuire. Di qui il titolo. Al virus asiatico. Eccoci alla gazzetta del mezzogiorno quotidiano pugliese virus: l'Italia prova a ripartire. In Puglia positivi al test: anche fratello e moglie del paziente di Torricella. Titolo politico per il giornale è un titolo ironico su quello che fa Palazzo Chigi, Isolato Conte, il Nord eh, riparte. E ancora il fatto quotidiano: poltrona virus in ciucione. Questo è il titolo fra Renzi e Salvini. I due Mattei speculano per far fuori conto con un governissimo, è il dibattito politico di queste ore. Eccoci a Libero, la normalità è vicina, il virus ci ha stufato, si torni a vivere il premier dimezzato, dice qui eh, Libero. E infine il manifesto, gli unti del Signore. Eccoli qua, Salvini e Renzi, i due Mattei che vorrebbero il governissimo. Ci fermiamo qualche istante. Allora, 7 e 11 minuti c'è una notizia importante che arriva dall'Africa perché c'è il primo malato proprio in quel continente, nella zona subsahariana. Bene, eh, però non è un nigeriano, è proprio un italiano che era rientrato. A Lagos il 25 febbraio, qualche giorno fa. Ora è monitorato dalle autorità che dicono è in buone condizioni. E poi c'è un'altra notizia appena arrivata. Eh, ve la do dalle agenzie: c'è una maxi operazione eh, antimafia in provincia di Messina e non solo in quella provincia: 59 persone. Arrestate, accusate a vario titolo di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di droga, spaccio, estorsione, detenzione e porto illegale di armi e diversi altri reati. Ma veniamo alle pagine interne dei quotidiani. Ecco il Corriere della Sera che ci racconta come in questo momento è in corso un vero e proprio confronto, definiamolo così, fra governo e regioni sul numero dei malati. Qual è il confronto? Ve l'ho spiegato. Da una parte c'è la Protezione Civile che parla di 650 contagiati, sono i numeri che arrivano dalle regioni. Dall'altra il Ministero della Sanità che insiste perché i malati ufficiali in Italia sono 282, cioè i casi confermati dall'Istituto Superiore di Sanità che deve diciamo, attestare. La qualità e la veridicità dei tamponi che sono, come sapete, stati effettuati e sono migliaia. I due turisti cinesi dice che i medici italiani ci hanno salvato sono. Alcuni di quei 45 guariti dei quali si sta parlando nelle ultime ore. Qui sotto eh, vedete in questa pagina eh, del Corriere un altro titolo interessante e preoccupante. Dopo aver superato la malattia teoricamente è possibile infettarsi di nuovo. Per ora riguarda 45 persone, ci sono gli anticorpi. Ma in qualche caso pare che potrebbe tornare la malattia. E questa invece. È una pagina dedicata al tentativo di ripresa, soprattutto sul versante economico. Eh, imprese, banche, negozi, tutti chiedono che soprattutto nelle zone del nord dove eh, c'è stata una frenata produttiva eh, possano riprendere in pieno le attività. E questa è l'intervista al presidente di Confindustria, eh, Vincenzo Boccia. Eh, che dice eh, senza mezzi termini eh, stiamo isolando l'Italia dal mondo, ora serve un piano eh, di rilancio. E ancora, eh, sempre dal Corriere, l'altra pagina dedicata proprio a Milano, città simbolo dell'economia italiana. Eh, sta per riaprire il Duomo, la città prova a ripartire, c'è stato proprio l'appello ieri lanciato eh, dal sindaco Sala, lo vedete, Sala rilancia, Milano non si ferma, un filmato che raccontava l'orgoglio eh, dei milanesi e della loro eh, capacità produttiva. Altro tema, il problema di chi deve andare a scuola. Zaia vorrebbe riaprire gli istituti di ogni ordine e grado della sua regione. C'è maggior cautela in Lombardia. Lunedì comunque dovrebbe essere il giorno eh, decisivo perché si torni sui banchi di scuola. E questa invece è un'emergenza. Vediamo se riusciamo a farla eh, aumentare la pagina ecco, di tipo sanitario. Eh, ci sono delle situazioni di difficoltà tipo questa di Cremona. Non ci sono più posti in rianimazione, 18 persone che dovrebbero eh, trovarvi posto. L'ospedale lancia l'allarme, di notte i pazienti trasportati a Milano, vedete, per liberare letti. E è ovvio eh, che possano accadere anche di queste cose. E poi una notizia importante sotto il profilo scientifico e non solo. Un gruppo di ricercatori del, dell'ospedale milanese SACCO hanno individuato e isolato il coronavirus italiano, quello che sta toccando i pazienti che si trovano malati nel nostro Paese. Queste sono eh, le immagini eh, ingrandite del, della scoperta. Naturalmente tutto questo sarà utile anche a capire, a seguire, a tracciare la malattia nel nostro Paese. E poi questa è la pagina dedicata al presidente della regione Lombardia, Tilio Fontana, che è sostanzialmente impossibilitato a fare una parte delle attività pubbliche perché... È in quella zona di autoisolamento in semi quarantena per due settimane perché c'era la sua collaboratrice malata. Vedete adesso il Presidente dorme in Regione, evita eh, di girare eh, troppo e questa invece è la pagina dedicata all'aumento internazionale dei casi. Vedete, la notizia è che ci sono eh, più contagiati fuori dalla Cina che in Cina, una situazione che appare paradossale rispetto a quella eh, di pochi giorni fa. Non solo, ma Parigi dice che l'epidemia è attesa e quindi come vedete c'è grande preoccupazione, ma anche dal Corriere attingiamo una notizia che non riguarda direttamente il coronavirus, ma il braccio di ferro che eh, è cominciato con la Gran Bretagna sulla fase 2 della Brexit. Londra infatti vuole assolutamente eh, chiudere la partita eh, o altrimenti minaccia di un un'uscita hard, cioè senza accordo su una serie di punti che sono molto importanti per tutti. Questa è la Repubblica che ci ricorda con questa e le altre pagine che oggi è esattamente una settimana dalle prime notizie sui contagiati nel nostro paese. Ricordate eh, quegli episodi, sembra passato tanto tempo, è solo una settimana dalla paralisi alla nuova certezza. La psicosi ci fa più male del virus e questo è da sottolineare, cioè c'è un elemento di emotività che naturalmente non giova e ricostruendo questa settimana importante per tutti. La Repubblica scrive del focolaio di Codogno eh, come eh, si sono accorti c'era una serie, troppi ammalati di polmonite a metà gennaio qualcosa che non andava poi il paziente 1, ricordate il 38enne eh, dal quale tutto è partito con la verifica, con il test del coronavirus e questo invece è il lato politico della vicenda larghe intese contro il virus la invoca Matteo Salvini che ieri è stato al Quirinale L'incontro con il presidente Mattarella. Contrari a questa ipotesi sono però il Partito Democratico, i 5 Stelle e la stessa Giorgia Meloni. Mentre qui è interessante l'articolo eh, di Repubblica che ci racconta come sia cambiata anche la strategia comunicativa del governo: eh, una chat fra i ministri per sottolineare. Eh, mediaticamente anche le buone notizie eh, che ci sono pure in queste ore. La Lega fa pressing su Renzi e usa l'incubo recessione. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è sempre quello far cadere il governo di eh, Conte e questa è l'intervista ad Attilio Fontana di Repubblica. Non riapro la Lombardia, serve un via libera da parte dei tecnici della sanità e non solo e il famoso video con la mascherina, quella mascherina eh, che viene adoperata dai dentisti, quindi non è sicuramente eh, particolarmente protetti, protettiva, dice Fontana, quel video io lo rifarei così come l'ho fatto. La pagina molto interessante riguarda le difficoltà degli italiani a andare all'estero in queste ore, divieti e quarantene, eh, non possiamo andare neanche alla Mecca in questo momento, così registra la Repubblica che poi... Eh, ci consente di parlare anche di intercettazioni quelle irrilevanti eh, saranno d'ora in poi segretate. Vi mostro questa pagina che è invecchiata rispetto agli ultimi dati, ma che fa capire come già eh, ci fosse un allarme sulle borse Wall Street che era andata molto male, vanno giù le borse europee. Questa mattina è un disastro anche per quelle asiatiche. 3, 4, 5 punti di perdita. Anche la stampa registra la polemica fra scienziati. Attendere le verifiche, eh, dicono alcuni. Altri dicono: no, è indispensabile parlare di tutti i contagiati che in diversi casi stanno bene perché è asintomatica la presenza del coronavirus. E questa invece è la parte dedicata all'economia. Stanno per arrivare le misure. Per evitare una crisi il nostro governo le sta per varare. Vedete, impatto devastante sul turismo è solo uno eh, degli aspetti di queste ore. Mentre per quel che riguarda la politica, ecco qui, Salvini cerca un traghettatore. Eh, potrebbe essere lo stesso Renzi. Mentre questa pagina invece è dedicata a Di Maio, che parla di un paese sicuro, ma le frontiere sono chiuse in 13, per 13 paesi. Effetto Greta sullo scalo di Itro che non verrà ingrandito, quindi una parte che riguarda eh, come dire, la, la difesa dell'ambiente e del territorio. Vi segnalo questo titolo, eh, è il medico, l'infettivologo Bassetti che al Quotidiano Nazionale dice che non ci sono morti per coronavirus perché sarebbero morti per altre patologie, avevano anche il coronavirus e visto che sto per dare la linea a Paolo Sottocorona, ecco il titolo che attingo. Eh, dalla, da avvenire che ci ricorda che ci sono anche altri problemi. La grande siccità, allarme e clima, il po' è i livelli dell'estate. Buongiorno Paolo, a te per le notizie meteo. Buongiorno, buongiorno, eh, neanche a farla apposta fra le foto che vedremo eh, questa mattina, ce neanche una del po' abbastanza in secca, insomma, <ride> a, a molte isole, sono sorte molte isole. Allora, la situazione di questa mattina, il centro-sud ancora interessato da quella nuvolosità che ieri ha attraversato un po' tutte, tutte le regioni da, da nord a sud con delle piogge. Insomma, i fenomeni non sono stati particolarmente intensi, però, insomma, è una perturbazione. Vediamo cosa succede nella prima parte della giornata di oggi. Le piogge... Prima parte ehm, comprende anche queste, diciamo, queste prime sette ore eh, della, della, della giornata, quindi fino all'ora di pranzo. Eh, queste piogge che prendono il centro e il sud in prevalenza deboli, localmente moderate, soltanto localmente moderate, al nord ormai assenza totale di piogge e anche delle ampie schiarite. Nella seconda parte della giornata, per l'esattezza dalle 13 alle 1 di notte, vedete come si esauriscono anche queste piogge al centro-sud, qualche nuvola fa la sua comparsa al nord, ma insomma la giornata va in questa direzione. Giornata di domani, aumentano le nuvole. Poco al sud, al centro, molto, e al nord oltre alle nuvole compare o ricompare anche qualche pioggia. Come vedete, verde o localmente azzurra, ma la parte moderata come quantità riguarda quasi esclusivamente le zone alpine e prealpine. E poi vediamo la giornata di domenica, in cui invece. A parte una zona del Piemonte in cui insomma, teoricamente non sono previste piogge, al nord le piogge ci sono, intense sul confine orientale, da moderate a localmente forti sulla Liguria di Levante, poi l'Alta Toscana, poi il centro e il sud, dove il sud, proprio l'estremo sud no, ma fino alla, alla Campania sicuramente ci sono delle piogge moderate, localmente intense sulle zone interne. Pioggia in Sardegna, quindi domenica è una giornata di nuovo eh, cambiamento. Le temperature di questa mattina basse ma non bassissime, quindi normali al nord, al centro. Dopo lo sbalzo, dopo il tonfo, diciamo fra l'altro ieri e ieri, questa mattina hanno recuperato quasi tutto quello che avevano perso. Il che significa che c'è un'altalena micidiale per quello che riguarda le temperature minime. Con sbalzi da un giorno all'altro di 8 gradi, 9 gradi, insomma, questo, eh, di, di, il gioco diventa questo. Eh, vediamo anche lo stato dei mari: i venti sono da ponente, mediamente da ovest, eh, da moderati a forti, quindi l'Adriatico localmente eh, agitato. Lo stesso vale per il basso Tirreno, per il mare di Corsica in ingresso sul, sul Mar Ligure, insomma, di movimento ce n'è ancora e oltretutto col, col tempo che ricambierà nel fine settimana. Non è da aspettarsi una situazione particolarmente tranquilla. Eh, se, è questa la foto del Po, eh, per intenderci. Eh, se volete, ci vediamo subito prima delle 7.55, adesso pubblicità, poi la prima edizione del nostro telegiornale con Edgardo Gulotta. A più tardi.